noi Nicola Belmonte. Nicola, il Perugia esce sconfitto dal Renato Curi nella seconda giornata di campionato, un risultato sicuramente ingiusto per quello che ha dimostrato il Perugia. Sì, buonasera a tutti. Sicuramente il risultato non era quello che ci aspettavamo e non è giusto per quello che si è visto in campo, però ci deve servire come esperienza la prossima volta a stare un po' più attenti e magari a concretizzare un po' di più. Da questo punto di vista, insomma, il primo tempo dove il Perugia ha dimostrato una superiorità schiacciante, il Bari non è mai uscito dalla propria metà campo, stava con tutti gli uomini dietro, ecco lì forse in quelle circostanze, così come a Cesena dove Bucchi l'ha detto chiaramente, bisogna avere un altro atteggiamento e concretizzare di più. Sì, è vero quello che dici, abbiamo creato tanto, abbiamo chiuso il Bari nella loro metà campo per 45 minuti, però a volte capita che fai un tiro e fai un gol, e a volte come oggi, anche come Cesena, capita che trovi di fronte un portiere bravo all'altezza che non ti fa fare gol. Purtroppo a noi ci resta l'amaro in bocca, perché in queste due partite abbiamo dimostrato di potersela giocare alla pari con due squadre che puntano ad andare su dritti, perciò bisogna continuare su questa strada dalle cose positive che abbiamo fatto e senza farci prendere dall'ansia, perché per fortuna siamo ancora all'inizio. Adesso c'è Brescia, poi insomma questa partita del derby che è inutile parlare. Sì, infatti adesso c'è il Brescia e si pensa solo al Brescia, prepariamoci per questa trasferta perché sarà una partita difficilissima, l'abbiamo visto anche oggi che Frosinone ha perso lì. Un campo difficile, poi alla prossima, la partita dopo il Brescia, poi ci si pensa. Sull'azione del rigore, del calcio di rigore, forse anche lì un po' ingenuità di voler giocare per forza la palla al 49esimo del secondo tempo. Tu comunque pensi che sia questa ugualmente la strada da seguire, oppure in queste circostanze anche il calcio può essere autorizzato? Sicuramente noi non dobbiamo perdere le nostre certezze. Le nostre certezze sono i primi 45 minuti e quello di buono che si è visto a Cesena. Poi può capitare, poi riguardo l'episodio del rigore sinceramente non ricordo molto bene l'azione, quindi le direi una bugia, non ricordo molto bene. Roberto, hai avuto un riscaldamento? Sì, ha avuto un fastidio, non so di che cosa si tratta. Spero sia solo precauzionale per non rischiare di farsi male seriamente e speriamo di riaverlo già a Brescia. Prego. Grazie.